Ben ritrovati a distanza di qualche mese. Riparte una nuova stagione insieme, quella di Velo, dedicata tutta interamente al mondo delle due ruote, dai professionisti fino all'ultima categoria che comincia a pedalare. Ricomincia il nostro progetto televisivo, che oramai va avanti da più di 20 anni, su questa emittente, insomma da più di un decennio. Io sono particolarmente orgoglioso, perché per me è l'anno numero 11. L'anno scorso era stato quello della doppia cifra, ma ovviamente siamo contenti di ritrovarci dal primo giovedì di marzo, come sempre, fino all'ultimo giovedì di ottobre. Insieme a voi, qualora lo vogliate, vi terremo compagnia tutti i giovedì per analizzare quello che è successo nel mondo che più ci piace, quello della bicicletta. Ovviamente sono tanti i temi, nonostante siamo all'inizio della stagione. Gli ospiti, come di consueto, alcuni, pochi, sono qui con me, altri ovviamente collegati, e ne approfitto anche per ricordarvi che, insomma, la sicurezza prima di tutto, soprattutto in questo momento in cui stiamo vivendo davvero un momento molto delicato. Come detto, è un progetto che va avanti, e se va avanti da così tanto tempo, il ringraziamento ovviamente è alla proprietà di questa emittente, a partire dall'editore, dal direttore, generale, a tutta la redazione. E mi corre l'obbligo di ringraziarla, la redazione, il comparto tecnico soprattutto, perché l'ideazione grafica del nuovo progetto grafico di Velo è tutto merito loro. Ma ovviamente il merito più grande, perché altrimenti noi il giovedì non ci saremmo, è per chi questa trasmissione l'ha ideata, e gli do la buona serata, ben ritrovato. Ci siamo visti anche durante la vacanza di Velo, però insomma, poi ritrovarci all'interno degli studi è tutta un'altra cosa. Una buona serata e di nuovo grazie a Luciano Rabottini. Ciao Luciano! Buonasera Jacopo, e ben rivisti ai nostri telespettatori. Come stai? Comodo? Comodissimo. L'esordio è sempre, anche se sono tanti anni, però l'esordio è sempre l'esordio. Mi avete fatto una bellissima poltrona, sto comodo, quindi con una grande voglia di ripartire, soprattutto anche perché ultimamente ci sono stati veramente eventi che hanno esaltato anche il ciclismo italiano con delle bellissime vittorie, quindi le analizzeremo con i nostri ospiti, e soprattutto perché ci si avvicini ha degli appuntamenti veramente eclatanti per il ciclismo di vertice. Siamo alle porte della Tirreno, ma ieri c'è stato un'ottima Trofeo Laigueglia, ci sarà le Strade Bianche sabato prossimo, c'è la Sanremo, quindi ci sarà un mese, certo, veramente eclatante, esaltante, e noi lo commenteremo con settimana per settimana tutti i risultati che ci saranno. Assolutamente, assolutamente, hai citato molto bene la Tirreno, e allora ne approfitto per ringraziare il primo ospite fisico di questo Velo 2021, perché domenica 14 marzo ci sarà la partenza da Castellalto della Tirreno verso Castelfidardo. Allora diamo la buona serata al primo cittadino di Castellalto, Vincenzo Di Marco. Buonasera sindaco. Buonasera, buonasera a voi, e speriamo, siamo in tema di ripartenza, spero di portare bene a questa trasmissione e di inaugurarla con la Tirreno Adriatica. Ce l'auguriamo, ce l'auguriamo. Ovviamente, io vado in piattaforma perché ritrovo dopo, e ci siamo divertiti tantissimo l'anno scorso, e allora non potevamo che riconvocarlo anche per questa stagione televisiva, e visto che insomma le gare le commenterà anche, e poi vedremo, gli faremo dare anche un giudizio su Castellalto, sindaco Riccardo Magrini. Ciao Riccardo, ben ritrovato. Buonasera a tutti, ciao Jacopo, buonasera a tutti, ciao Luciano, buonasera sindaco. Sono emozionato, che ti devo dire? Sei emozionato anche te? Sì, perché se la ripartenza è sempre bella, ma anche se in realtà siamo già ripartiti con le corse, però questa è la ripartenza italiana, insomma. Ieri c'è stato Laigueglia, e quindi è quella un po' che ci piace a noi, insomma, vecchi ricordi, però sono emozionato per avervi ritrovato, e speriamo di divertirci tutto l'anno. Anche noi siamo contentissimi, abbiamo visto sempre in piattaforma, visto che abbiamo parlato di
Castellalto, ma tanto poi con lui e non solo parleremo anche del Giro d'Italia che parte da Notaresco. Roberto De Patria, ciao Roberto. Buonasera a tutti, buonasera Sindaco, buonasera Luciano e buonasera a tutti i telespettatori. Ti vediamo in grandissima forma. Ma grandissima, più o meno. In salute, diciamo, quello è l'importante. È quello importante. Va bene. Prima di chiudere questa anteprima, che ovviamente è un po' più lunga del consueto, poi nelle prossime puntate saranno i consueti tre minuti. Vi ricordo che anche per quest'anno avremo la rubrica di Moreno di Labio, la bici in 200 secondi. Ringrazio in regia Maurizio Daguì e Karim Finotti, a cui va un plauso soprattutto per l'idea grafica del nuovo logo di Velo. Noi ci fermiamo, l'anteprima finisce qua, non cambiate canale, ecco il totale del nostro studio, speriamo che vi piaccia, ovviamente in colore rosa Velo. Noi ci fermiamo, pausa pubblicitaria, tra poco inizia Velo numero 1. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te.
Gaglioti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Pronti a partire per questo appuntamento d'esordio iniziale con Velo, la rubrica di TV6 interamente dedicata al mondo del ciclismo. Come abbiamo detto in anteprima, ovviamente analizzeremo quello che è stato e anche quello soprattutto che sarà con i nostri ospiti. Avevo dimenticato che potete seguirci sulle nostre due pagine Facebook, sia quella di TV6 ovviamente che quella di Velo, e che qualora lo vogliate potete interagire con noi al 392-623-7060. Che sia WhatsApp o SMS non fa assolutamente differenza, proveremo a rispondere alle vostre domande. Ripartiamo da quello che è stato, ieri poi di fatto, 24 ore fa, poco più, perché c'è stato l'appuntamento, la eguaglia, vittoria di Bauke Mollema, eccole qua. Io volevo da te, Luciano, e poi ovviamente anche da Riccardo un giudizio su questa azione molto bella da parte del corridore della Trek nel gruppetto ristretto. Poi è arrivato quinto al traguardo il nostro Giulio Ciccone, che dimostra comunque di essere lì con i migliori. Innanzitutto un'analisi di quella che è stata la eguaglia di ieri. Beh, la eguaglia era la ripartenza del ciclismo internazionale in Italia, è sempre stata una grande classica di partenza, però io volevo anche ricordare un attimo cosa è successo nell'ultimo mese in Europa, perché poi in Europa sono partiti prima, in Francia, in Belgio, e in questo primo mese c'è stato veramente delle belle affermazioni da parte dei ciclisti italiani, soprattutto con Ganna, che in questo periodo sta dimostrando veramente tutte le sue qualità, quello che aveva fatto vedere l'anno scorso lo sta già riconfermando quest'anno, la vittoria di Nizzolo, quella di Brambilla in Francia, quella di Baggioli, quindi in Europa si sta correndo da oltre un mese e già da queste manifestazioni europee sono arrivate dei segnali importanti per il nostro ciclismo italiano. Ieri apertura in Italia, grandissima vittoria di Mollema, questo è un corridore che anno per anno migliora sempre le sue prestazioni e quest'anno probabilmente partirà anche come uno dei grossi favoriti alla vittoria di un grande giro, perché ha la qualità, ha l'esperienza e inizia ad avere anche la maturazione giusta per arrivare a vincere un grande giro. Grande prova alla Eguaglia, un percorso, Riccardo Magrini lo sa benissimo, esigente per la prima corsa stagionale in Italia, con un'azione veramente poderosa a 20 km dall'arrivo. Protetta soprattutto da Giulio Ciccone, ma soprattutto è impressionante per quello che sta facendo vedere la Trek Segafredo. Sì, sì. È una squadra che è partita benissimo, hanno già vinto 4-5 corse dall'inizio dell'anno, quindi una squadra effervescente. Anche molto ben strutturata, grandi campioni in squadra, il nostro Giulio, ricordiamoci, Mollema, c'è Vincenzo Nibali, insomma. Sì, è una corazzata. Però mi aspettavo che questi atleti venissero fuori un attimino più avanti, perché la stagione è lunga e poi questa è una squadra fatta soprattutto per i grandi giri. Invece stanno dimostrando di andare forte tutti, e ieri effettivamente c'è stata una
una prova di forza da parte di questo team e soprattutto anche un'ottima prova di Giulio, che già si era messo in evidenza con un ottimo secondo posto in Francia, quindi ci sono tutte le premesse per vedere un grande ciclismo da qui in avanti, anche perché siamo alla vigilia delle Strade Bianche, ci sarà la Tirreno Adriatico e poi soprattutto la prima classica mondiale, sì, che è la Milano-Sanremo, quindi veramente sono curioso di vivere questo inizio di stagione e magari viverlo con delle vittorie importanti da parte dei colori nazionali. Oh, Riccardo, vengo da te per chiederti, per girarti la considerazione di Luciano, ovvero se Bauke Mollema è pronto oramai per affermarsi in un grande giro, e poi riprendendo un po' quello che era stata anche la mia analisi, insomma, la Trek Segafredo oggettivamente è una squadra molto molto forte, e che Luciano diceva probabilmente qualcuno è già in una forma oltre quella che mi aspettavo. Oggi i corridori sono tutti preparati, devo riprendere, e mi dispiace subito da Chito, il buon Luciano che si è dimenticato di quello che ha vinto più di tutti, Davide Ballerini, sì, ha vinto due, non lo hai citato, e ha vinto due tappe in Provenza e poi ha vinto soprattutto la Omloop, che è la nostra Het Volk. E comunque il Laigueglia ha dimostrato che la preparazione in questo momento qui non c'è una preparazione, vanno tutti forti, perché se consideri che è arrivato secondo Bernal vale la stessa cosa anche per lui. Nei primi 10 all'Aiguella sono tutti corridori ottimi e che in proiezione potrebbero puntare anche ai grandi giri, però quest'anno credo che sarà una stagione particolare, perché io ho sentito un po' di pensieri dei corridori che vanno forte perché hanno paura che magari da un momento all'altro si blocchi la stagione. Speriamo di no, assolutamente speriamo di no, e che il programma vada avanti così fino alla fine. Però ecco perché sono tutti preparati e sono tutti ben messi, e la dimostrazione è quella anche dell'ordine d'arrivo di Laigueglia. Ma Trek Segafredo, per rispondere alla domanda tua, Jacopo, è una squadra attrezzatissima, ha vinto anche l'altro giorno il Gran Premio Les Amiens con Pedersen, che dimostra che quella maglia di campione del mondo che aveva indossato è valida. Non era così fuori dal mondo, ecco. No, è un corridore aiutato benissimo da Stuyven, ma comunque sta una bellissima corsa, dove abbiamo visto un Van der Poel sfortunato con un praticamente con nell'ultima corsa che hanno fatto l'esame, scusa, avevo detto l'esame, ma era, vedi che sbaglio anch'io, siamo emozionati, Luciano, questo bisogna dirlo, non ti preoccupare, tutti ti sei dimenticato Valerio, ho detto era la Kurne Bruxelles Kurne, che naturalmente perché sembra fragile, ma hanno corso un po' dappertutto. Noi siamo stati impegnati con Eurosport a commentare il White Tour, dove Pogacar ha fatto vedere quanto è bravo e quanto è bello, insieme ad Yates. Insomma, gli spunti di partenza in questa stagione sono già tutti effervescenti, mi piace l'aggettivo che hai usato, Luciano, è proprio partita nel miglior modo questa stagione. Assolutamente. Luciano, tra poco ti faccio rispondere, però fatemi salutare tutti quelli che ci stanno guardando su Facebook, oltre al nostro Tony Matteo, che saluto e ringrazio già in maniera preventiva. Gabriele, saluti dalla Romagna, ben rivisti da Moreno di Biase, molto fashion il nuovo layout, dice Moreno di Labbio, e poi seguiremo anche la sua rubrica. Ti chiede Claudio: Luciano, ma come fa Mollema a vincere un grande giro se non è mai arrivato nei primi tre? Come fa? Come fa? A saperlo! A saperlo, dice, non lo so. Però io ritengo che è uno che c'è
ci è andato molto vicino ai grandi giri, quindi ha la qualità, l'esperienza, ha il motore per poter fare delle grandi cose, anche se la stagione scorsa siamo rimasti impressionati da quello che abbiamo visto nei grandi giri, perché nei grandi giri abbiamo visto delle prestazioni maiuscole da parte dei giovani, quindi io penso che sui grandi giri i giovani saranno di nuovo protagonisti. Io sono contento che siamo ripartiti in una stagione regolare, classica del ciclismo mondiale, con appunto il Laigueglia e con tutte le classiche, che l'anno scorso c'è stato un calendario da agosto a novembre, quindi un calendario un po' cambiato, molto particolare, non si capiva bene le situazioni. Invece io penso con un calendario regolare si possa essere un po' più interessanti nelle situazioni. Però hai sentito che cosa diceva Riccardo? Cioè, molti hanno fatto, diciamo, provo a sintetizzare, una preparazione preventiva, cioè andiamo forte subito, perché poi se ci dovesse essere, speriamo di no, ovviamente ce lo auguriamo tutti, un ulteriore stop. No, diciamo che quello che mi impressiona in questo ciclismo moderno non era quello del ciclismo, del nostro ciclismo, Riccardo, quando i corridori preparavano le stagioni, partivano tranquilli, poi piano piano crescevano e arrivavano negli appuntamenti con grossa condizione. Io domenica appunto alla Kurn, che è una bella classica, però non è una classica monumento, ho visto Van der Poel attaccare e voler vincere a tutti i costi. Perché il tuo, diciamo, corridore di riferimento è quel che lo hai visto. E attacca 80 km dall'arrivo con una ferocia addosso, vuole vincere a tutti i costi, che tutto sommato non è una grande classica, eppure i corridori in questo nuovo ciclismo non si tirano mai indietro, quindi io penso che la Tirreno che andremo a vedere la prossima settimana, i corridori non arrivano in Italia e correre la Tirreno per preparare la Sanremo, questi arriveranno in Italia e vogliono intanto vincere la Tirreno, dopo vorranno vincere, quindi ci sarà un'aggressività nelle corse che magari nel nostro passato era diverso, perché alla Sanremo alla Tirreno arrivavano grandissimi corridori, però a volte certi corridori correvano in proiezione Sanremo. In questo ciclismo i corridori vanno alle corse e le vogliono vincere, sia la Sanremo, sia il Laigueglia, sia la Kurn, non guardano a delle programmazioni come succedeva nel passato. Sono d'accordo, Luciano, ma non si nasconde più nessuno, al di là del fatto che Van der Poel l'altro giorno hai detto bene 80 km, 85 per la precisione, è partito con una, proprio con una prepotenza, una grinta impressionante, e io ho anche accennato a un fatto che tecnicamente mi sembrava un po' un azzardo. Se non c'è una situazione di corsa sfavorevole a lui, poteva vincere anche la Kurn, non è stato così, però secondo me lui quello scatto lì a 85 km dall'arrivo l'ha fatto un po' per mettere, come si diceva noi, un po' di fatica nelle gambe, per preparare quello che avverrà sabato prossimo, perché sabato prossimo le strade bianche piacciono molto come percorso, c'è un'attenzione particolare verso questa corsa, perché se te guardi le squadre sono già arrivate in Italia, quindi già sono andati sul percorso, l'hanno ispezionato, anche lo stesso Van der Poel è arrivato già con la squadra. C'è un'attenzione verso questa corsa che mi aspetto un grandissimo spettacolo sabato prossimo sulle terre della Toscana e sulle crete senesi. Lui credo che abbia fatto quell'azione, non so se sei d'accordo Luciano, anche per testarsi un po' con la cattiveria, giustamente, però ecco, oggi hai detto bene, no, si mettono il numero sulle spalle, insomma sulla schiena,
e vanno, non si nascondono, nessuno si nasconde, quindi, e questo è bello anche per lo spettacolo. Assolutamente, peraltro sabato le strade bianche sono una corsa dall'anno scorso quantomeno particolare, perché ricorderete che è stata la prima corsa dopo lo stop, vinse Wout Van Aert, peraltro sabato di nuovo il derby io contro di te, Van Aert contro Van Der Poel, vediamo, tu hai già lanciato la volata, ma tanto oramai lo so che te tifi Van Der Poel, vedremo chi avrà ragione. Peraltro, fatemi dire, tu hai detto tante belle notizie sul fronte italiano, una cattiva ce n'è, ovvero la frattura del polso per Gianni Moscon, proprio alla Kurn Bruxelles Kurn, e dunque salterà Strade Bianche e Milano-Sanremo, non ci voleva, peraltro è stato proprio lo stesso Moscon a dare l'annuncio su Instagram dicendo si rende noto al gentile pubblico che non sono raggiungibile per i prossimi 40 giorni perché ha la frattura del polso, quindi evidentemente non può rispondere. Facciamo un po' un salto in avanti, ci riportiamo a quello che accadrà dal 10 in poi, perché parte la Tirreno. Sindaco, allora vengo da lei, poi vado anche da Roberto. Castellalto, l'altro giorno la presentazione in comune di questa tappa, che è stata definita la tappa dei muri, perché poi arriva a Castelfidardo. Che cosa vuol dire innanzitutto per il suo comune, un comune tutto sommato piccolo, Castellalto, la partenza di una Tirreno Adriatico? Beh, è un grande momento di onore, insomma, anche con lo dico anche con una punta di orgoglio, perché concludo anche il mio mandato, perché sono 10 anni che sono sindaco del mio comune, e insomma concluderlo con un evento di questo tipo fa un gran piacere per me, per tutta l'amministrazione, per i cittadini di Castellalto, insomma, avere un'attenzione di questo tipo, che è un'attenzione anche internazionale. Io non sono, come dire, non sono un tecnico, non sono un espertissimo di ciclismo. Però ha detto, promette che comincerà ad andare in bicicletta. No, già pratico un pochettino, però insomma, ecco, sì, vorrei avere un po' più di tempo libero per, diciamo così, anche fare un po' fare qualche pedalata. Quindi, dicevo, è un grande momento per noi, è un grande momento anche per la nostra provincia, perché il giorno prima c'è l'arrivo a Prati di Tivo, che è sempre suggestivo, è sempre molto, no? Insomma, è sempre una di quei posti e di quei percorsi della nostra provincia importanti per il ciclismo. Sì, sarà la terza volta arrivo a Prati di Tivo. Sì, Nibali e Froome sono stati quelli che hanno vinto le ultime due volte, non proprio Jacopo Forcella, per intenderci. certo. Quindi, ecco, sarà un bel momento. Insomma, per uno come me, che è stato qualche pomeriggio d'estate a vedere il Tour de France, piuttosto che nel mese di maggio magari il Giro d'Italia, sapere che Castellalto può ospitare un evento di questo tipo, che è una partenza, è una cosa molto, molto bella. È importante per il nostro territorio, è importante per la nostra comunità, è importante per la nostra provincia. Ci stiamo preparando al meglio per accogliere questo evento, e con asfalti, perché è anche un'occasione, lo ripeto, è anche un'occasione per rifare qualche asfalto. Noi abbiamo un po' un terreno argilloso nel nostro comune, che insomma con le piogge, con gli spostamenti crea qualche problema, quindi cogliamo anche l'occasione. Il ringraziamento va anche all'ente provincia, alla provincia di Teramo, e al presidente, che si sta dando da fare, non peraltro perché ce l'avrà anche nel suo comune il 14 di maggio, ci sarà la partenza del, se non sbaglio la data, dovrebbe essere il 14 di maggio, insomma metà maggio, la partenza del Giro d'Italia. Ringrazio gli sponsor, tutti quelli che ci stanno dando una mano. In questo momento si sta svolgendo anche una riunione, la penultima riunione. Sì, in questo momento proprio. In questo momento proprio si sta svolgendo l'ultima riunione di coordinamento, perché ci sono tanti che si stanno offrendo volontari per dare una mano, il nostro gruppo della protezione civile degli alpini, coordinati dagli altri gruppi degli alpini della nostra provincia. Insomma,
ci stiamo, come dicevo prima, preparando al meglio perché vogliamo fare bella figura. E poi questo percorso che si noterà, come diceva lei, lungo la collina di Castellalto, prendendo la statale e poi la statale per via verso il confine martigiano, per arrivare fino, insomma, alla tappa, alla parte dei muri di Castelfidardo. Poi andremo a sentire l'intervista proprio al presidente della provincia, Diego Di Bonaventura. Vado però da Roberto De Padre, perché inevitabilmente, Roberto, quando si parla di grande ciclismo in quel comprensorio che è quello del Vomano, Notaresco, Castellalto, certo, insomma, non si può derogare da quella che è l'impatto di te, della tua famiglia, nell'importanza di portare questi eventi in una zona della provincia di Teramo che oramai è diventata una specie di must per il ciclismo. Campionato italiano donne, Giro d'Italia Rosa Rosé, insomma, chi più ne ha più ne metta. Partenza del Giro d'Italia da Notaresco, adesso partenza della Tirreno da Castellalto. Sì, diciamo che principalmente il più grande merito, dobbiamo ricordarlo, va al sindaco, alla sua squadra, all'amministrazione comunale, a Luigi Di Giosia, che è stato un grande promotore, che si è messo davanti per far sì che si potesse realizzare questo. E io devo ringraziarli perché ci hanno reso partecipi per questo grande evento che ci sarà a Castellalto, e di dare un contributo nonché tecnico di esperienza per far sì che possa riuscire una bella manifestazione. Diciamo che il territorio, grazie al ciclismo femminile negli ultimi 4-5 anni con diversi eventi, è arrivato ad ottenere due grandi, diciamo, partenze per la Tirreno Adriatico e la partenza per il Giro d'Italia nella provincia di Teramo, che penso da tanti anni non si verificava una cosa del genere. In più abbiamo anche l'arrivo a Prati di Tivo, che sarà una salita forse decisiva per la Tirreno, non lo so, però sicuramente farà classifica, e questo rende ancora più particolare la tappa e metterà ancora più in risalto il territorio. Assolutamente sì. Riccardo, che due tappe ti aspetti della Tirreno? L'arrivo a Prati di Tivo e poi questa tappa che parte da Castellalto, e poi c'è il circuito di Castelfidardo che è molto particolare, insomma, perché sarà tutt'altro che semplice, anzi sarà molto molto duro. Prati di Tivo è una salita che sicuramente farà, ha detto bene Roberto, che ci sarà la classifica lì, però la tappa dei muri, con tutti i corridori che ci saranno quest'anno da Tirreno, sarà sicuramente spettacolare, anche perché abbiamo visto nel ciclismo moderno, insomma nel ciclismo odierno, questi percorsi, queste tappe così nervose rendono, poi con questo circuito finale, rendono molto molto esaltante, e i corridori danno il massimo. Saranno due bellissime tappe, come del resto da tradizione Tirreno Adriatico non è la prima volta che affronta questi percorsi, queste strade le conoscono. Prati di Tivo non mi ricordo, Luciano, ma forse una volta ci siamo arrivati anche noi nel nostro girovagare da queste parti, mi sembra, o no? No, con la Tirreno mai. Io mi ricordo che negli anni 70 ci arrivò una tappa del Giro d'Italia, mi sembra che vinse Battaglin, ma sì. Era il ciclismo prima degli anni 80, quindi, però ho letto le caratteristiche della salita, leggendo, una salita tremenda. Io l'ho fatta parecchie volte in bicicletta Prati di Tivo e non mi sembra così devastante. Sì, sicuramente classifica lo faranno, perché poi, a prescindere dalla durezza, e come la fanno, e sicuramente la faranno forte, quindi classifica, si creerà sicuramente la classifica, anche se poi c'è sempre questa famosa cronometro di 10 km di San Benedetto, sì, che potrebbe effettivamente ridelineare una classifica che si è fatto appunto sopra Prati di Tivo. Quindi io ritengo che la cronometro possa correggere molto la classifica che verrà fuori da Prati di Tivo. Però, già che c'è qui il sindaco di Castellalto, volevo fare appunto i complimenti al sindaco per aver sopportato un'iniziativa così importante, perché effettivamente
con una partenza di una tappa così di prestigio della Tirreno, avete la chance, la possibilità di potervi far conoscere in tutto il mondo. Io dico sempre che il ciclismo è una garanzia di comunicazione dei territori. Perché questo? Perché una finale di Champions a Castellalto non ci sarebbe stato mai, una finale di Wimbledon a Castellalto, però con il ciclismo può andare nei territori e poter dare veramente comunicazione a tutte le bellezze, perché Castellalto lo conosco, non dico benissimo, ma bene. Te la facciamo vedere però, esatto. Te la facciamo vedere nelle immagini. È una delle cittadine abruzzesi più belle, se vogliamo, e quindi grazie. Complimenti per tutto quello che avete fatto grazie. Al ciclismo. Assolutamente, peraltro rapidamente poi dobbiamo andare ad ascoltare il presidente della provincia, Diego Di Bonaventura. Idea, te non la sai questa, eh? Idea nata come, sindaco? Chiacchierata, una mattina al bar diceva Roberto, arriva Luigi Di Giosia e con qualche altro amministratore e si dice ma perché non si fa una cosa di questo tipo? E ovviamente lo diciamo nel mentre della seconda ondata del Covid, e non lo diciamo in un momento dove stavamo tutti gioiosi ed allegri, però proprio in quel momento, che era anche un momento particolare, no? Invernale, quindi particolare, è stato proprio colto il segnale, è stato proprio colto il segnale che si voleva dare. Qui c'è bisogno di una ripartenza, e la ripartenza significa anche iniettare fiducia. Sì. Cercare di guardare avanti e ovviamente ringrazio Rabottini per i complimenti al mio comune. Ogni sindaco dirà che il comune suo è il più bello del mondo, quindi non fa classifica, però ce ne abbiamo proprio bisogno. Oggi è Castellalto, domani sarà un altro borgo, noi ne abbiamo due di borghi insieme a Castelbasso, insomma si può, sì. È ovviamente uno strumento di veicolare la conoscenza, perché questi luoghi poi tra l'altro sono anche attenzionati molto da quelli che sono gli investitori, oltre che i turisti, oltre a chi vuole passare un po' di ore in relax, anche da investitori. E c'è tanto che possiamo far vedere nella nostra provincia e in Abruzzo per questo. Quindi questa chiacchierata di questa mattina, io poi mano a mano ho cominciato a capire, a scoprire a che cosa poteva portare. E è chiaro che quando c'è il mondo internazionale del ciclismo, leggevo oggi un articolo che ha fatto un suo collega, ha elencato dei nomi che ovviamente, non essendo io un grandissimo esperto comunque che seguo ciclismo, però quei nomi risuonano un po' nella testa, dicono qualcosa. Quei nomi risuonano, e sapere che quelle persone, quel gruppo, tutto il team, il mondo del ciclismo in quel momento è concentrato sul tuo comune e ti osserva, e ti osservano tanti appassionati e tante altre persone, beh, fa un bel effetto. Per questo ringrazio dell'idea di quella mattina, di quella mattina. Ma ringrazio poi tutti quelli che si stanno dando da fare, insieme a Roberto e alla sua famiglia, a Marta che è Bastianelli, che ci ha fatto da testimonial alla presentazione, insomma ci si sta muovendo un po' tutti. Assolutamente, ci ascoltiamo l'intervista al presidente della provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura, peraltro lui nella doppia veste, perché è presidente della provincia, quindi contento per Castellalto, contento per la partenza di Notaresco, di cui è anche sindaco, quindi insomma gioia tripla, lo ascoltiamo nell'intervista. Presidente Di Bonaventura, la tappa che parte da Castellalto è un segnale, l'ulteriore segnale di questa provincia che guarda con molta attenzione al mondo del ciclismo, peraltro oggi è Castellalto, domani sarà la sua Notaresco. Sì, è così, io ringrazio il Comune di Castellalto perché dà un'opportunità alla mia provincia. Ecco, io credo che il lavoro da sindaco è quello di ridare la speranza anche ai territori, e con il ciclismo, ecco, il messaggio è proprio questo, di ridare una speranza, ecco, di ripartire. Ecco, il ciclismo ha sempre dimostrato la determinazione, la costanza che porta a raggiungere gli obiettivi. In un momento del genere io credo che non è una follia organizzare questi eventi, invece è un modo di dire che dobbiamo, ecco, superare questa difficoltà.
e poi facciamo promozione, perciò ecco, ringrazio il sindaco di Castellalto e tutta l'amministrazione perché promuove il mio territorio, ecco, ci darà risalto a livello nazionale, ecco, per far capire le bellezze della nostra provincia, perché noi siamo montagna, noi siamo collina e noi siamo mare. Ecco, partirà da Castellalto, poi c'è un'altra tappa che arriverà sempre in un altro comune importante del nostro territorio e poi ci troveremo a maggio con altri eventi ciclistici, ecco, importanti che qualificano la nostra provincia. Possiamo dire che questa provincia da un po' di anni a questa parte è diventato un po' il fulcro del ciclismo nazionale. Abbiamo ridato a Cesare quel che è di Cesare, perché la nostra provincia è fatta, ecco, di tantissimi, ecco, ha una storia sul ciclismo, di tantissimi professionisti, e arrivando al presente su queste terre c'è Marta Bastianelli che è il simbolo della nostra provincia, il simbolo dei nostri comuni, ecco, perciò abbiamo ridato a Cesare quel che è di Cesare, perché noi siamo la storia del ciclismo, le nostre terre sono queste, e poi siamo il fulcro, veramente siamo tornati, ecco, baricentrici. E la cosa bella è che lo sport associato alla promozione è la combin più bella per il nostro territorio. Dica la verità, si sta appassionando al ciclismo in maniera importante. Questo è vero, sì, dopo l'anno scorso che abbiamo fatto quella tappa bella a Tortoreto, ecco, ci aiuta, noi, ecco, amministratori dobbiamo stare al servizio, al supporto, e credo che anche qui la credibilità l'abbiamo presa anche del giro dell'anno scorso, abbiamo fatto trovare delle strade precise e puntuali e continueremo così, ecco, a ospitare, ecco, eventi importanti che qualificano i nostri territori e diventiamo anche tifosi. Venticinque anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Ciclisport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Glindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare i pavimenti.
la bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Sapete cosa caratterizza la CAMS Stampi? L'alta professionalità, la ricerca dell'eccellenza e il personale altamente qualificato. I nostri partner, conosciuti in tutto il mondo, che ci affidano i loro lavori. Il nostro team è sempre pronto a dare il meglio. CAMS. Progettiamo e realizziamo per i leader di settore. Eccoci rientrati in seconda parte di Velo numero 1 di questa stagione 2021. Stavamo parlando insomma della Tirreno che verrà. Ovviamente non sappiamo chi andrà a vincere. Io ho un'idea di chi l'ha vinta nel 86, ce l'ho, però adesso me la tengo per me, poi ve la dico. Scherzando. Se lo sono dimenticati tutti. Però allora una cosa è particolare, su questa voglio un'indicazione, ma flash da te e anche da Riccardo, perché ci introduce alle normative anti-Covid, perché l'UCI ha vietato gli abbracci al termine della corsa, quindi non ci si potrà abbracciare al termine della corsa, uno esulta per i fatti suoi e così rimane. Questa è un'altra cosa che ci manda in una dimensione che non avremmo mai immaginato. Beh, sicuramente ci sono dei limiti ed è giusto che in questo momento ci siano questi limiti, perché la situazione è sempre molto particolare. Ma è facile per voi che siete stati ex corridori, è facile trattenersi poi quando si vince una corsa. Noi ci si abbracciava anche alla partenza, ai nostri tempi. Speriamo di arrivare. No, va bene, ma in questo momento io sono veramente soddisfatto di come sta ripartendo questa stagione ciclistica, perché innanzitutto riparte con un calendario regolare dove veramente possiamo analizzare il tutto con una certa obiettività e quindi sono veramente felice. Speriamo che non ci si debba fermare strada facendo, però io ritengo che lo sport stia lavorando bene, anche nel calcio vedo che si sono ridimensionati molto, però il campionato va avanti, quindi lo sport va avanti ed è l'unico momento per rilassarsi un po', certo. In questo momento tu davanti alla TV ti puoi vedere tutte le bellissime manifestazioni sia di calcio, di ciclismo, in tutti gli sport, anche se il pubblico purtroppo non può vedere i propri campioni dal vivo e da vicino, quindi però l'importante era ripartire, siamo ripartiti. Assolutamente. E te Riccardo sei contento di come insomma sta affrontando questa seconda ondata, terza, poi adesso io ho perso un po' il conto. Peraltro io ricordavo l'altro giorno, veramente qualche giorno fa, come il ciclismo abbia un impatto un po' inferiore rispetto ad uno sport come il calcio, in cui gli stadi sono chiusi, però tendenzialmente dove c'è nel ciclismo c'è più la possibilità di vedere dalla televisione, uno sport più televisivo se vogliamo, anche se è molto popolare, certamente si può scendere in strada, però vedi poco, e invece in televisione hai la totalità della corsa. Sì, lo seguiamo molto bene grazie alla televisione e volevo, se mi permetti, mettere un carico, come non so se voi in Abruzzo avete il carico, cioè noi sì, il carico, come no, a seconda del seme, poi dipende, esatto, dalla brisa. Metto un carico a cuori, perché non vorrei, insomma, perché c'è un cuore sempre romantico, ma vorrei dire sindaco, che il presidente della provincia non deve essere così limitato, perché non è a livello nazionale quello che state affrontando, ma vi posso assicurare
che grazie anche a Eurosport, che io insomma in questo momento rappresento, Eurosport irradia tutte le immagini e quindi anche con l'alto sicuramente sarà parte degli highlights e comunque di quello che la produzione ci manderà in onda nel mondo, perché precisamente nel mondo. E le dico questo, proprio è una battuta, l'altro giorno ho ricevuto un internos nelle nostre chat, nei nostri gruppi, un messaggio di scuse perché purtroppo ora non mi ricordo se era Samen oppure la Kurn Bruxer Kurn, che purtroppo non si poteva vedere nell'America Latina e in Australia, cioè per dire, ma è stata solo quella lì, ecco, la Tirreno Adriatico si vedrà anche in America Latina e in Australia, quindi le dica se ha occasione al presidente della provincia che comunque il suo territorio in quell'occasione, grazie anche al ciclismo, e fa bene Luciano a sottolineare questo, insomma è una bella promozione per tutto il territorio e per il turismo, quindi ha fatto bene e condivido e rinnovo i complimenti all'iniziativa che avete intrapreso. Grazie. Grazie. Assolutamente sì, beh, insomma questo sindaco va a ulteriore, il carico di Riccardo è quanto mai tempestivo, ecco. Vero, vero, grazie. Vi impone anche ulteriori responsabilità. Esatto, quello a cui pensavo era proprio questo quando ascoltavo le parole e ovviamente ci fa riflettere, perché qualche volta si parte anche con un po', con una buona dose di incoscienza. Sì. Quando, io credo che quella mattina del caffè l'incoscienza l'abbia fatta da padrone. Si parte anche un po' con l'incoscienza, poi mano a mano ci si rende conto, però credo ancora di più, soprattutto ovviamente in questi giorni di avvicinamento a quella che è poi no, l'evento, nonostante purtroppo queste limitazioni. Perché ecco, condivido che il ciclismo è ovviamente credo uno sport che si presti proprio bene per la ripresa e come dire, lo strumento della televisione, però ci sono anche tanti appassionati che avrebbero voluto venire, cioè, no, sappiamo, vedere da vicino il campione, sì, la foto. In questo momento, no, in questa epoca della tecnologia avanzata, i selfie e le foto con i campioni, ecco, questo purtroppo mancherà e speriamo di non avere limitazioni, perché dal fatto, insomma, speriamo di non precipitare purtroppo in restrizioni più grandi dettate dal Covid. Questo dobbiamo impegnarci tutti per evitarlo. Domenica comunque sarà, condivido pienamente quello che si diceva, una bella domenica 14 e il 13, il giorno precedente, sarà un bel momento di visibilità internazionale, per usare le ultime parole, mondiale, della nostra provincia, del nostro comune, ma di un intero territorio. E questo ovviamente ci vuole un po' di coraggio, ci vuole qualche investimento, però ne vale davvero la pena. Assolutamente, visto che l'avete nominata più di una circostanza, Marta Bassiarelli, ce l'andiamo ad ascoltare, così poi torno da Roberto, anche perché fa un riferimento specifico a come per esempio le limitazioni anti-Covid vengono affrontate in altri paesi, per esempio il Belgio. Ascoltiamola. Marta, innanzitutto ben rivista, ben ritrovata per una giornata particolare, perché insomma oggi è Castellalto, domani sarà notaresco per il Giro d'Italia, ma il comprensorio del Vomano, quello a cui sei legata oramai, diventa il fulcro, l'epicentro del grande ciclismo ancora una volta. Sì, diciamo che ci siamo un po' addentrati in questo mondo ciclismo, che credo che sia per l'Abruzzo e per la provincia un qualcosa di eccezionale, perché se ne sente parlare sempre di più, quindi credo e spero che il nostro lavoro iniziale insomma abbia dato buoni frutti, ma credo di sì, e spero che queste tappe possano essere l'inizio di un grande lavoro insieme.
peraltro in un'annata che è quella del 2021, che come quella del 2020 purtroppo sarà segnata ancora dall'emergenza, il ciclismo secondo te come sta rispondendo? Allora, intanto io colgo l'occasione per ringraziare gli organizzatori di queste tappe, perché credo che in questo momento così storico c'è bisogno anche di tanto coraggio per organizzare degli eventi così importanti. Ovviamente è sempre molto più difficile dire alle persone di stare a casa. Io adesso sono stata in Belgio e capisco che lì c'è una campagna un po' diversa da noi. Incentivano le persone a stare a casa facendole guardare le gare proprio in TV, ma hanno, diciamo, dei canali molto più importanti, no? Che gli permette di vedere le gare in televisione. Da noi resta ancora un po' difficile questo passaggio. Ovviamente non si può dire a una persona di non scendere fuori da casa, perché magari si trovano davanti al cancello di casa. E credo però che sia doveroso, diciamo, ringraziare gli organizzatori e tutte le persone che con il loro affetto comunque sono vicini a queste gare. La situazione è abbastanza importante ancora ad oggi, ma ci auguriamo che, insomma, questi vaccini ci possano aiutare a cambiare un po' la situazione e ci possano appunto aiutare ad un futuro migliore. Credo che ne abbiamo bisogno un po' tutti. Non posso non chiederti il tuo 2021. Il 2020 hai dovuto rinunciare alla maglia azzurra, sei stata un po' fuori per colpa della mononucleosi. 2021, esordio stagionale con un sesto posto, che 2021 ti aspetta? Beh, sicuramente sarà un 2021 che viviamo alla giornata ancora ad oggi, perché purtroppo diciamo siamo un po' in lotta, no? Con queste gare che ci sono, non ci sono, zone rosse, zone arancioni, zone gialle, non si capisce più nulla. Siamo dietro a 1000 tamponi, credo, non so quanti alla volta che partiamo, perché comunque ogni volta che partiamo oltre ai tamponi dobbiamo portare con noi sempre uno zaino di carte e di autorizzazioni. E credo che sia un 2021 da vivere alla giornata, con grandi obiettivi. C'è sempre in testa quei cerchi olimpici che tutti sappiamo, stiamo lavorando, ovviamente la strada è ancora lunga e ci auguriamo il meglio. E in bocca al lupo a Marta, che insomma, Roberto, sarà impegnata nelle strade bianche già dopo domani, se non vado errato. Sì, è già partita questa mattina per andare a fare un sopralluogo sul circuito, si sono allenati insieme, sono andati a visionare un po' di punti importanti. C'è questa, le strade bianche sabato, e dopodiché si ripartirà per il Belgio, per tutta la campagna del nord, sperando di raccogliere buoni risultati. Non ha nominato i giochi olimpici, ha detto, beh, insomma, ci sono quei 5 cerchi, che insomma è ovviamente per qualsiasi atleta di qualsiasi disciplina restano il faro a cui si punta. Di fatto quest'anno 2020, se ci fosse stato Tokyo 2020, Roberto, con il problema che ha avuto della mononucleosi, sarebbe stato un problema. Invece 2021? Allora, bisogna essere sempre fiduciosi, però sappiamo che il ciclismo insegna che se e con i ma non si va da nessuna parte. Quindi bisogna essere sempre pronti, sempre farsi trovare pronti in qualsiasi occasione. E dopo ci vuole anche una buona dose di fortuna. Penso che Marta ha già scontato abbastanza negli anni passare la sfortuna, quindi speriamo che arrivi, diciamo, il momento giusto. Ora la cosa più importante, come diceva anche Riccardo, purtroppo quest'anno si sta vivendo, come il finale di stagione dell'anno scorso, un'esasperazione continua per gli atleti, con la paura che da un giorno all'altro si possano sospendere nuovamente gli eventi. E questo porta a far sì che gli atleti lavorano in una condizione di stress allucinante, per farsi trovare sempre pronti a qualsiasi evento, per far sì che si tutelino anche per un futuro contratto, una futura convocazione olimpica, una futura convocazione azzurra e via dicendo. Quindi io quello che consiglio sempre a mia moglie è di stare tranquilli, di lavorare bene, di fare persone serie, e poi arriverà il momento giusto, arriverà per tutti. Ora purtroppo sono forze maggiori che ci costringono a lavorare in determinato modo. Speriamo, siamo fiduciosi, non ci arrendiamo mai, non ci tiriamo mai indietro, e quindi adesso viviamo giorno per giorno e si vedrà. Assolutamente, ovviamente ce lo auguriamo, però insomma, hai sentito Luciano, molti atleti dicono, beh, insomma, facciamo in modo che l'ultima gara, la prossima gara sia non quella della vita o della morte, ma quasi, perché se dovesse succedere che poi bloccano tutto, questa è l'ultima a cui si fa riferimento.
Ma io penso che non si possa vivere quell'esperienza della stagione scorsa dove veramente si era bloccato il mondo. Il mondo hanno capito dove agire, giustamente ci saranno dei freni a tutte le attività, però ritengo che il blocco totale che abbiamo vissuto la stagione scorsa non ci sarà, quindi gli atleti dovranno essere sereni, tranquilli e penso che ci sarà una stagione regolare, soprattutto stando molto attenti. Gli organizzatori purtroppo saranno sotto pressione perché già c'erano grandissime difficoltà nel passato a organizzare manifestazioni sportive, oggi veramente ci vuole più responsabilità e soprattutto a volte effettivamente penso, ma chi glielo fa fare un organizzatore, oltre a degli investimenti economici, oltre poi ci sono tutte queste responsabilità anche extrasportive, quindi però noi ci auguriamo che la stagione possa andare avanti in modo regolare, ne sono convinto che tutto andrà nel verso giusto. Prima di salutare il sindaco che è stato gentilissimo a raggiungerci e Roberto che ci lasciano alle ore 22, Roberto torno da te in chiusura perché come dicevamo prima è vero che ci sarà Castellalto Castelfidardo, ma tra un paio di mesi c'è la Notaresco Termoli, ecco, anche in quel caso? Anche in quel caso mi ricollego al discorso di prima, che siamo per un piccolo pensiero che mi veniva in mente prima, l'anno 2019 abbiamo organizzato il campionato italiano donne elite, partenza da Notaresco, arrivo a Castellalto, stazione di Castelnuovo, del comune Castellalto. E quest'anno abbiamo una partenza da Tirreno a Castellalto e una partenza del Giro d'Italia a Notaresco, quindi diciamo che il veicolo ciclismo ha fatto sì che questi due grandi eventi si svolgessero in queste due cittadine importanti per la provincia di Teramo. E Notaresco penso che sia una grande opportunità da cogliere assolutamente nel miglior modo possibile per far sì di mostrare in mondo visione quello che il territorio offre, quello di cui la provincia e la regione è capace di far vedere, di far trovare a tutti coloro che un giorno potranno venire in vacanza oppure in bici oppure a scoprire questi posti fantastici. Questo è un merito grandissimo, va al presidente della provincia e anche ai suoi collaboratori, a coloro che gli hanno dato questo grande appoggio di far sì che si potesse organizzare un evento del genere. Purtroppo le restrizioni ci sono, ci saranno, però questa nuova era fa sì che il ciclismo verrà ancora di più scoperto anche dalla TV e farà ancora di più mostrare a tutti quanti quanto questo sport è spettacolare. Assolutamente. Prima di andare in pubblicità, mi fate rivedere, Maurizio, ti chiedo la cortesia di farmi rivedere il messaggio precedente perché lo voglio far rispondere Riccardo. Buonasera, ci scrivono Riccardo. È giusto che nelle gare professionistiche bisogna fare il tampone 72 ore prima, mentre le Continental se fanno gare con i dilettanti solo autocertificazione? Non è giusto, sicuramente non è giusto, però il problema di questo momento dipende molto anche dalle situazioni delle federazioni, dall'Unione Ciclistica Internazionale, che comunque non mette al pari tutte le categorie. Noi nei professionisti ci sono le Continental, le Professional e le World Tour, purtroppo per motivi da me che non riesco a capire e comprendere, le Continental sembrano quasi insomma delle squadre che non hanno un'inquadratura giusta da professionista. E questo bisognerebbe chiederlo alla partita o chi di dovere. Certo. Intanto a proposito di Continental, lo ricordiamo che all'Aiguella la squadra di Stefano Giuliani, la Giotti Vittoria, Savini 2, per un caso di positività non ha preso parte all'Aiguella. Ovviamente in bocca al lupo alla squadra, così come
a tutte le squadre che insomma si troveranno. Jacopo, scusami, sì. ti dico solo positività al Covid, perché sì, sì, no, positività al Covid, sì, quando si parla di positività hai detto bene, lo sai per cosa? Sai perché? Sono, è un anno, Riccardo, è un anno che noi parliamo di positività ipso facto legata al Covid, e capisco che effettivamente però è la ripartenza anche per me, quindi devi darmi anche a me modo di positività al Covid, assolutamente sì, però oramai è entrato nel linguaggio comune, quando uno dice positività è automaticamente al Covid, però è giusta la precisazione. Va bene, quindi facciamo in bocca al lupo a Stefano e alla sua squadra. Io ringrazio il sindaco di Castellalto, Vincenzo Di Marco, a cui auguro un in bocca al lupo. Grazie. Per la tappa Castellalto-Castelfidardo. Grazie sindaco per essere stato con noi, grazie anche a Roberto De Parre. Ciao Roberto, ci vediamo presto, magari non in piattaforma ma di persona. Grazie mille, grazie, buona serata a tutti. Grazie, grazie ad entrambi. Noi prima di andare in pubblicità... la bici in 200 secondi, che ritorna la rubrica del nostro Moreno Di Labbio. Vediamo di che cosa, quella di stasera è una rubrica programmatica, cioè di quello che ci spiegherà nel corso delle prossime 34 puntate. La bici in 200 secondi, pubblicità e poi torniamo con l'ultima parte di Velo. Cari amici di Velo, sono contento di riprendere anche quest'anno la conduzione di questa mini rubrica nella trasmissione, perché il mio obiettivo è quello di aumentare la conoscenza di quelli che sono i temi che consentono di migliorare il modo di andare in bicicletta, di rendere questo mezzo sempre più divertente. Per questo quest'anno voglio avvalermi della collaborazione di altri professionisti che trattano temi come la nutrizione sportiva, la preparazione atletica, la medicina dello sport, la tecnica e anche un po' di preparazione mentale. Perché questo aspetto è importante? Perché consente di aumentare il senso di autoefficacia, cioè ciò che ci sentiamo di poter fare. Siamo portati naturalmente a fare bene e sempre di più ciò che ci piace e che ci sentiamo capaci di fare. Attraverso quali metodi si può sviluppare questa sensazione di controllo? Attraverso l'esperienza diretta, cioè facendo esercizi che ci fanno sentire più capaci, che ci fanno avere una maggiore percezione del controllo. Attraverso l'esperienza vicaria, cioè vedere fatto bene qualcosa da qualcun altro e provare a ripeterlo. Attraverso la suggestione verbale, ossia un discorso, un condizionamento fatto di parole che ci consente di sentirci più capaci, più efficaci, e attraverso la focalizzazione sugli stati emotivi. Quante volte ci è capitato di sentirci in gran forma, di sentirci pronti ad affrontare una sfida e l'abbiamo superata brillantemente, e quante volte invece questa sfida l'abbiamo fallita perché non ci sentivamo emotivamente pronti. Benissimo, attraverso questi, attraverso la focalizzazione su questi stati mentali è possibile migliorare la sensazione di autoefficacia. Quindi per questo gli aspetti mentali sono importanti, perché focalizzandoci bene su ciò che sappiamo fare possiamo migliorare sempre di più e diventare sempre più capaci e divertirci. Quindi vi do appuntamento alle prossime settimane, dove tratteremo questi temi, e se avete delle domande, dei temi che vi stanno a cuore e che proponete di trattare, sarò ben lieto di rispondervi e trattarle nelle prossime puntate. Un saluto, alla prossima!
25 anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te.
Ben ritrovati, ultima parte di Velo numero 1 per questa sera. E allora, visto che la puntata d'esordio, non potevamo non regalarvi una sorpresa. In collegamento con noi il neo presidente della Federciclismo Cordiano Dagnoni. Buonasera presidente, benvenuto nei nostri studi. Buonasera, grazie dell'invito. Assolutamente, in bocca al lupo, di buon lavoro, perché sarà insomma un quadriennio impegnativo. Allora, io, visto che le domande sono tante che dovremmo farle, ma ovviamente ci tocca il dono della sintesi, allora passo la parola a Luciano Rabottini, che aveva qualche sollecitazione per lei. Innanzitutto la ringraziamo, presidente, soprattutto buon lavoro. Veniamo fuori da una campagna elettorale probabilmente dove c'è adesso il bisogno di ricompattare un po' tutto il gruppo, perché sia al vertice che soprattutto anche nelle regioni, io ho vissuto un po' da vicino quello che è successo in Abruzzo, ho visto che c'era grandissima tensione. Io penso, per lavorare bene da adesso in avanti, c'è il dovere di ricompattare il tutto. Come farà e cosa farà nei prossimi 4 anni? Sì, giustamente, questa campagna elettorale ha dato la possibilità agli elettori di poter scegliere, per cui c'erano dei profili diversi, 3 profili diversi di candidati, e di conseguenza è stato positivo, perché rispetto al passato gli elettori hanno potuto scegliere su candidati con caratteristiche diverse, con esperienze diverse, con capacità diverse, per cui questo è stato un aspetto positivo. L'aspetto più negativo è stato forse di come del clima che c'è stato durante questa campagna elettorale, molto agguerrita, a volte anche sleale, forse il fair play che è tipico nello sport non è stato rispettato al massimo in molti frangenti. E adesso però la campagna elettorale è finita e io l'ho detto subito nelle prime parole da presidente appena eletto, che il mio impegno è quello di ricompattare tutto il movimento. Per ricompattarlo ovviamente ho bisogno della collaborazione e della disponibilità di tutti gli appassionati di ciclismo, partendo dalle società, i dirigenti, gli organizzatori, gli atleti stessi, gli atleti alla fine sono gli attori principali, ma sono quelli che ci mettono la passione e il sacrificio, ma non sono coinvolti in quello che è l'ambito politico. L'ambito politico adesso deve essere un attimo messo da parte, pensare a fare bene per il ciclismo. Soprattutto il mio obiettivo è quello di ricompattare le regioni e le province, per fare in modo che poi tutti insieme si lavori per un obiettivo finale, che è quello appunto del bene del ciclismo. Presidente, le faccio questa domanda perché ho più letto nel suo programma elettorale e lo ha sottolineato parecchie volte. Siccome noi facciamo comunicazione a questo sport, io addirittura ho la fortuna di poterlo fare da 25 anni, ho letto che avete più volte, ho sentito parlare della comunicazione, dei progetti di comunicazione a questo sport. Che tipo di progetto ha in mente di sviluppare di comunicazione verso questa attività sportiva? Allora, la federazione a livello di comunicazione, abbiamo fatto un'analisi proprio oggi, è rimasta ferma direi al 2014, cioè ha degli arretrati da recuperare. Ormai se non comunichi non esisti sul mercato, e noi abbiamo bisogno di comunicare in modo più moderno, in modo più efficace. Ormai la comunicazione passa dai social, bisogna adattarsi ai tempi. Con la legge di Darwin dice che non vince il più forte, ma vince chi si adatta più velocemente al cambiamento. E noi abbiamo bisogno, con il potenziale che abbiamo, di poter avere più visibilità, di poter dare un appeal diverso anche del ciclismo nei confronti degli sponsor. Lavoreremo in questa direzione, ci sono già dei progetti concreti e a presto credo vedremo già dei risultati, perché è un'operazione da fare in tempi rapidi.
Io nel passato, e questo è un consiglio che vi suggerisco se può essere interessante, in passato nella federazione basket la federazione aveva incentivato regione per regione programmi televisivi che potessero far conoscere meglio le realtà locali. Io è 25 anni che facciamo e portiamo avanti questo progetto televisivo, le dico che è veramente seguitivo, perché poi l'appassionato vuole sapere anche cosa succede sui territori. Certo, quello che è il ciclismo di base, l'attività di base è importantissima, perché è da lì che poi nascono gli atleti, la promozione è fondamentale. Nel mio programma si parlava spesso di autonomia regionale. E l'autonomia deve essere vista come uno stimolo di creare anche la competizione, la competitività tra le varie regioni, per fare in modo che magari qualcuno può copiare quello che qualcun altro fa bene, ma si deve sentire stimolato a fare meglio. Tutte queste realtà locali non possono altro che far bene a noi, al nostro movimento, ripeto, soprattutto alla promozione. Ma poi promozione vuol dire anche promozione dell'attività ciclistica, non solo giovanile ma anche quella amatoriale, perché sappiamo che la bike economy è fondata spesso sull'aspetto amatoriale, che fa girare tanti soldi, e poi c'è tutto un ciclismo lento che va molto di moda, che è legato alle ciclostoriche, alle gravel, alle randonnée, alle gran fondo. È un mondo immenso che noi dobbiamo poter sfruttare al meglio. Presidente, lei ha detto che vuole più autonomia ai comitati regionali, provinciali. Mi sembra interessante questa via che state intraprendendo, anche perché in passato addirittura i comitati provinciali volevano eliminarli, addirittura c'era l'idea di eliminare proprio i comitati regionali, perché doveva essere tutto online, tutto. Invece mi sembra che le vostre idee possono essere migliorative da questo punto di vista. Innanzitutto mi piace che si usa il vostro e non il tuo, nel senso che è un lavoro di squadra, è un lavoro anche nel programma, che è nato da idee di un gruppo che portiamo avanti, e l'autonomia non deve essere vista come un abbandono o un lasciar fare, ma tutto quello che può essere centralizzato, perché può essere sfruttato dal punto di vista della tecnologia, degli strumenti informatici, che può essere a livello amministrativo, deve essere magari centralizzato per sollevare gli enti territoriali di incombenze magari che sono più complicate. Però bisogna saper delegare, fare in modo che ci sia anche una certa autonomia nella gestione dei budget a livello territoriale, senza dover per forza sottostare a quelle rigide procedure che sono date dall'ente pubblico, che per forza le dà. Però ci sono dei margini, ecco, noi vorremmo aprire un po' le maglie del filtro e dare un po' più ampio spazio di manovra agli enti territoriali, per cui comitati regionali e provinciali. Presidente, come freneremo l'emorragia dei tesserati nelle categorie esordienti, allievi, soprattutto anche delle gare, perché obiettivamente negli ultimi 7, 8, 10 anni abbiamo visto questo ciclismo a livello organizzativo e soprattutto in queste categorie fare veramente tanta, ma tanta fatica? Nel mio programma c'era un progetto nel quale si parlava di filiera, perché, come giustamente ha detto, l'emorragia fino a qualche anno fa era tra la categoria allievi e quella juniores. Adesso si è abbassata, e questo è molto preoccupante, perché è nel passaggio tra gli esordienti e gli allievi, vuol dire che si sta abbassando questo pericolo, questo rischio. E noi intendiamo dare una premialità a quelle società che invece si fanno carico e si prendono l'onere di fare una filiera, per cui di garantire almeno due o tre
categorie, per consentire a questi atleti di poter maturare secondo i propri tempi e non per forza di dover essere dei campioni già da esordienti o da allievi, perché sennò gli viene precluso il fatto di poter continuare a gareggiare. Vediamo che siamo anche carenti di atleti di gara a tappe, ma sappiamo benissimo che nelle gare a tappe, dove ci sono delle doti di fondo, delle doti magari dove devi essere uno scalatore, queste doti è difficile trovarle da esordiente, perché magari si trovano in un'età più avanzata. Noi dobbiamo consentire proprio questa maturazione un po' più tranquilla, senza la richiesta del risultato e l'esasperazione nelle categorie così giovanili. Presidente, un paio di sollecitazioni da parte di Riccardo Magrini per lei. Riccardo. Beh, innanzitutto, Presidente, visto che Rabottini le dà del lei, mi pongo anche in questa situazione. Cioè, non farlo neanche per ridere. Allora, ti faccio questa domanda, che è una curiosità più che una domanda, ma se vuoi mi puoi rispondere o meno, ma in assenza di un ministro dello sport, la centralità dello sport in generale, ma soprattutto quello che ci interessa, il ciclismo, è tornata sulle spalle del CONI? E se fosse così, tu hai parlato con Malagò, hai avuto un incontro, com'è questa situazione, come la vedi? Sì, questo è un problema che gestisce il CONI. Malagò l'ho incontrato ieri sera, lo incontrerò anche domani mattina, è molto sul pezzo. Io credo che noi delle varie federazioni possiamo stare tranquilli che abbiamo un degno rappresentante che porta avanti i nostri interessi. Non dobbiamo preoccuparci di andare noi a sollecitare qualcosa, perché c'è veramente una persona carismatica, competente. L'altra sera mi ha impressionato come conosce tutto, conosce dal rappresentante del triathlon di Domodossola a quello del badminton di Crotone. Cioè, è una persona veramente super informata, super competente, che sa come portare avanti gli interessi del ciclismo, dello sport italiano e anche del ciclismo nostro. E poi un'altra domanda che ti faccio è come... questa è una domanda che puoi anche non rispondere, è privata, no? Ma cosa è cambiato nella tua vita oggi dopo che sei diventato presidente? Perché credo che tutto sommato ti sei messo in un bel casino. Allora, guarda, fino a 4 anni fa io dedicavo l'80% al mio lavoro e il 20% al ciclismo, di cui una parte di quel 20% era dedicata a quella passione che tu conosci, mi piace, mi diverte, che era guidare il Bernie, divertirmi, magari avere anche qualche soddisfazione con qualche vittoria. Poi negli ultimi 4 anni da presidente regionale della Lombardia sono cambiate le proporzioni, per cui era 50-50, metà ciclismo e metà lavoro. Io è dal 21 di febbraio che dormo 4 ore per notte e cerco di ritagliarmi magari quella mezz'ora per leggere le mail di lavoro e cercare di fare 2 telefonate, perché sono veramente invaso e sommerso da tutta una serie di problematiche che sono sicuramente dovute a un avvio di un'attività nuova, per cui per me è importantissimo adesso capire tante cose. Però è un impegno che ti prende la testa e i piedi. Presidente, sono contento, scusami Jacopo, sì. Sono contento però che ti vedo con una serenità e con una forza. La passione la conosco, perché non è da ora che ti conosco, da tuo padre, dalla famiglia e tutto quello che è il tuo passato per il ciclismo, però sono contento, ti devo fare complimenti, perché nonostante la botta di pressione che avrai sulle la prendi, cioè hai la consapevolezza, questo è importante, e si vede che hai le idee chiare, quindi con questo io ti faccio un grande in bocca al lupo e spero di vederti presto, magari anche in bicicletta. Ma ti ringrazio, io in bicicletta spero di trovare il tempo, ma siccome
Magari per far contenta la moglie, lo sai, devo rinunciare alla bicicletta e andare a tirare due tiri a golf, è più facile che vieni tu a fare due tiri con me, così facciamo una passeggiata e due chiacchiere. Allora Presidente, devo chiederle per forza di cose chi è il favorito in un eventuale scontro Dagnoni-Magrini a golf. Dagnoni, ma che c'entra? Lui c'ha l'handicap. Io, allora, se vuoi proprio una curiosità, io sto cercando in qualche maniera di evitare le buche, però a golf si gioca sulle buche, quindi bisognerà che prima o poi... Ti si abitui al concetto di buca, ecco. E certo, non posso dare, non posso dare buca in questo caso al Presidente. Assolutamente. Presidente, le ultime sollecitazioni. Faccio mio una considerazione che ha fatto prima, che è stato in collegamento con noi, l'ex professionista Roberto De Parri, che ha detto che la SD Vomano Bike Marta Bastianelli vuole fare un anello di ciclabile per incentivare il ciclismo giovanile partendo dai grandi eventi, ma questo ci apre lo scenario sul grandissimo tema che ci hanno scritto anche da casa, delle strutture, delle infrastrutture. Cosa dobbiamo aspettarci per il prossimo futuro? Io sono sempre stato, e in questo ruolo ancora di più, un grande sostenitore dell'impiantistica. Ho sempre detto che a livello alto possiamo vedere l'esempio dell'Inghilterra, che nell'approccio delle Olimpiadi di Londra ha creato 5 velodromi, e da lì sono nati grandi campioni, per cui vari Wiggins, Thomas, Cavendish, sono nati tutti nei velodromi. Adesso non voglio dire che dobbiamo per forza investire sui velodromi, anche se sarebbe un mio sogno, perché comunque sono impianti molto costosi. Però anche i bike park, le piste di pump track, piste da BMX, circuiti da mountain bike, tutto va bene, i ciclodromi, tutto va bene per fare in modo che si possa fare ciclismo in sicurezza, in ambienti protetti, e questo vale sia per gli allenamenti degli atleti, che siano dai più giovani ai più grandi, agli amatori, ma vale anche per la promozione, perché comunque è più facile attrarre dei genitori a portare i propri figli a fare ciclismo in un ambiente protetto piuttosto che sulle strade, o come ogni tanto si vede dei giovanissimi allenarsi nei parcheggi dei centri commerciali la sera. No, Presidente, Riccardo mi rimproverava che gli davo del lei, ma volendo gli posso dare anche del tu se vuole. Fa corridori, Luciano. Io sono per il tuo anglosassone. Allora, per concludere, Cordiano, ti dico, è soddisfatto del tuo Consiglio federale? Ho visto 8 undicesimi, sono lombardi, quindi avrai una famiglia molto unita, ma soprattutto probabilmente il pubblico vorrebbe capire che tipo di ciclismo sarà diverso rispetto a quello di Renato Di Rocco che abbiamo vissuto negli ultimi 16 anni. No, ti correggo, sono i 7 undicesimi, di cui 4 bergamaschi, per cui comunque l'influenza è forte. Sì. Poi c'è un toscano, un veneto, un piemontese e il vicepresidente vicario della Basilicata. Però sono molto soddisfatto perché innanzitutto ci sono rappresentanti, diciamo, delle tre fazioni principali che erano in corsa per la presidenza, per cui ci sono un po' tutti i filoni che erano stati portati avanti durante la campagna elettorale, ma ci siamo trovati veramente con un grande feeling, con una grande voglia di fare, abbiamo un grande spirito di gruppo, e il fatto che siamo un consiglio a forte trazione lombarda ci dà ancora più la responsabilità di poter far bene per tutto il resto dell'Italia, che è lunga, soprattutto il sud, dimostrare che appunto noi non pensiamo solo alle nostre regioni, che magari possono essere già avviate con un'attività di buon livello, ma dobbiamo dedicarci a far crescere chi ha bisogno di sostegno. Io sono molto contento perché abbiamo abbassato di molto l'età, è un consiglio molto giovane, e poi è un consiglio anche con componenti che hanno delle competenze diverse, per cui non ci sono non ci sono convenienze geopolitiche, ecco, io oserei dire, per usare un termine magari così un po' leggero, però
sono contento perché le competenze che ci sono possono coprire un po' tutti gli ambiti del nostro sport. Presidente, davvero flash, prima fuori durante la pubblicità insomma parlavamo della forza della nazionale italiana, perché insomma la maglia azzurra tutti siamo legati, siamo una squadra forte quanto, perché l'obiettivo insomma sono sempre quei cinque cerchi, inutile nasconderci. Allora io vi faccio un regalo, però siamo ecco, in chiusura. Vi faccio solo fare un saluto, i cinque cerchi, guardate chi eccolo c'è qua. Eccolo qua, Elia Viviani, ciao Elia. Buonasera. Ho le cuffie, non vi sente, però vi saluta. È qui a fare domani, deve fare le visite preolimpiche, e i cinque cerchi magari lo senti da lì. Per cui noi siamo molto molto carichi per questi giochi olimpici e cercheremo di tenere alta la bandiera italiana. Assolutamente, poi soprattutto con Elia su pista, cioè, ce lo aspettiamo in grandissima forma. Sì, Luciano, volevi salutare il presidente sì. Anche per questa sorpresa. No, ti saluto presidente e sono soddisfatto che ci abbiamo un presidente lombardo, un presidente nazionale. Perché Giancarlo Ceruti, che era lombardo, ci è stato molto ma molto vicino negli anni della sua presidenza, ha dato molta ma molta attenzione al nostro ciclismo abruzzese. Quindi buon lavoro a lei, a tutta la sua squadra, a tutti quanti. Buon lavoro e grazie. Tu ricordatelo. Assolutamente sì. Quindi ciao Cordiano e ciao. Buon lavoro. Buonasera presidente, grazie anche per questa sorpresa in bocca al lupo ad Elia Viviani, ovviamente. Noi ci auguriamo che presto possa regalarci grazie, tantissime grazie soddisfazioni. Grazie presidente anche per questa sorpresa. Insomma, Riccardo un fuori onda piacevole, insomma, perché su Elia si concentrano molte delle nostre aspettative. Ma guarda, devo dire che io Cordiano insomma lo conosco da un po', essendo diventato un po' lombardo anch'io, abbiamo avuto delle occasioni per poterci confrontare e devo dire, l'avevo già dichiarato qua a questi microfoni, che chiunque fosse andato alla presidenza, a me interessava il ciclismo. Credo che però conoscendo Cordiano possiamo dire che il ciclismo è in buone mani, perché l'ho visto anche molto molto sereno di questo. Io ci ho parlato, effettivamente gli ho fatto quella domanda perché so che gli è cambiata la vita e l'ha detto, e questo è importante, perché il 100% della sua giornata è dedicata, a parte quegli impegni familiari di tutti, è dedicata al ciclismo, e quindi credo che sia molto importante, e ringrazio anche Luciano, voi TV6, soprattutto per averci dato anche l'occasione, l'opportunità di conoscere più da vicino il presidente, nuovo presidente, ma che poi tanto nuovo non è, perché insomma lui ha fatto un mandato del Comitato Regionale Lombardo, insomma non è quello che è arrivato così dal niente, e quindi mi fa piacere anche questa confidenza a Luciano del tu, perché Luciano da professionista fenomenale, insomma gli dava del lei, ma insomma mi sono permesso di prendere questa cosa perché conosco sia Luciano che Cordiano, quindi ho fatto da cerimoniere, da gran ciambellano. Sei il numero uno. Hai fatto benissimo, va bene, io devo chiudere perché sono già le 22:38. Grazie Riccardo, ci vediamo giovedì prossimo, buone strade bianche. Abbiamo sforato come al solito, ma qui come si potrebbe sempre andare anche a mezzanotte. Quella è di prassi, altrimenti non mi mandano in onda, cioè c'è un accordo? Posso dire il mio delle strade bianche, perché voi sì. Avete i due. Noi abbiamo il derby. Ci metto dentro il campione del mondo alla Philippe. Sì, vediamo settimana prossima chi ci ha preso. Grazie Riccardo, a giovedì prossimo. Ciao Riccardo. Grazie a te Luciano, ci vediamo anche con te giovedì prossimo, buona Tirreno, buon inizio, saremo all'inizio della Tirreno Adriatico, buone strade bianche ovviamente. Buona serata a tutti. Grazie a Maurizio Daguin, regia, con l'ausilio di Karim Finotti, grazie soprattutto a voi che ci avete seguito, ci vediamo giovedì prossimo, sempre in diretta alle 21 su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buonanotte.